Ciao a tutti, rieccoci con un nuovo video. Questa volta parliamo di una novità che potete trovare sul sito di MAC Cosmetics Italia, ovvero la My Little Beauty Box. Eccola, back to school. È un'assoluta novità per MAC fare una beauty box che però all'interno non contiene solo prodotti MAC, ma anche Estée Lauder, Clinique, Smashbox e Aveda, tutti i marchi che ovviamente sono sotto la multinazionale Estée Lauder. Comunque, prima di iniziare di spacchettarla insieme, perché non l'ho ancora aperta, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciarmi un like, un commento se il video vi piace, vi è utile, è stato carino. Cliccate sulla campanella qui sotto per iscrivervi alle notifiche, così ogni volta che c'è un mio video, che pubblico un video, vi arriva la notifica. E seguitemi su Instagram, Elastic Mirror, dove sono presente tutti i giorni e dove, ripeto anche in questo video, sto creando il mio personale calendario dell'avvento che regalerò ad una di voi, farò l'estrazione verso novembre. Ma apriamoci subito questa meraviglia. È una box che potete trovare sul sito di MAC al prezzo di 49 euro. All'interno contiene prodotti per un valore di 69 euro. Apriamoli insieme. Si presenta in questo modo, ci sono due schede che ci raccontano un po' che prodotti ci sono all'interno e a cosa servono. E poi c'è un 20% di sconto con il prossimo acquisto online. Ok, vediamoci, apriamo i prodotti e vediamo di cosa si tratta. Allora, questo è il pacchetto che esce dalla box, lo apriamo insieme. Allora, eccoci qua. Primo prodotto, leggo anche da qua così vediamo ogni prodotto a cosa serve. È uno shampoo nutriente di Aveda, eccolo qui, e dice che è uno shampoo idratante che dona leggerezza ai capelli stressati dal sole e dalla salsedine, quindi adatto nel post vacanza. Poi, dopo questo prodotto, vediamo cosa c'è. Clinique, c'è un prodotto di Clinique, ovvero il Take the Day Off bifasico, però questo io lo conoscevo già, mentre lo shampoo Aveda non l'avevo mai provato, conosco Aveda come brand, ma questo non l'ho mai provato. Questo prodottino qua invece lo conosco ed è ottimo soprattutto per il make-up waterproof, per i mascara waterproof, è eccezionale. Io tanto amo questo prodotto quanto odio il Take the Day Off burro, che non mi piace. Vediamo di questo che dice: un trattamento bifasico per lavare via lo stress della giornata, rimuove anche il trucco più resistente. Siccome lo conosco, vi posso dire che assolutamente rimuove anche il trucco più resistente. Bellissima sorpresa, perché questi prodotti io li volevo provare da tantissimo tempo, ma costano veramente tanto. Questo kit siero e crema di Estée Lauder Repair più Revitalize. Vediamo all'interno, vediamo, credo siano mini size anche questi, sì. Vediamo innanzitutto a cosa servono. Allora, vi dico un attimo che Aveda è 50 ml, mentre Clinique, questo qui è, vediamo se lo trovo, 30 ml. Questi qui di Estée Lauder invece, il siero, l'Advanced Night Repair, lo volevo provare da tantissimo, questo è 7 ml, piccolissimo. Vediamo che dice di questo. Ripara, idrata intensamente ed esalta la radiosità della pelle all'istante con il nostro siero riparatore numero 1. Una potente azione di rinnovamento per la pelle stressata dai danni dei raggi solari. Curiosissima, inizio già stasera a provarlo. E nella scatolina è uscita anche la crema. Tra l'altro, i pack piccoli di Estée Lauder sono, cioè, proprio non vorrei utilizzarli, ma devo e voglio perché li volevo provare. La crema si chiama Revitalizing Supreme ed è il tuo segreto per una pelle istantaneamente più radiosa, caratterizzata dal nostro esclusivo estratto di moringa. Ottimo l'estratto di moringa. Quando leggete in un prodotto estratto di moringa, compratelo. Questa crema multiattiva è profondamente nutriente e anti-age, quindi perfetto per me che sono un over 30. Poi vediamo ancora che, aspettate,
posto tutto, altrimenti non si capisce niente. Nello scotolino trovate anche il photo finish di Smashbox, vediamo quanti ml, 12 ml, vediamo un attimo la crema di Estée Lauder, quanti ml, ma pochissimi, 7 ml anche la crema. Dicevo, il photo finish 12 ml, i primer di Smashbox secondo me sono tra i migliori in commercio, questo lo conosco ed è favoloso, quindi lo riutilizzerò, anche perché ora non ho primer, in estate difficilmente uso primer. Vediamo che ci dice la scheda. Per ottenere una pelle perfettamente liscia e nascondere le imperfezioni, ma non solo, assicurati un make up dal finish impeccabile e resistente per ore e ore. Vero, perché questi primer sono veramente veramente eccezionali, Smashbox. Ultimo prodotto che c'è all'interno della scatola, e siamo a 5 prodotti, 1, 2, 3, 5 prodotti escono dalla scatola. C'è un rossetto MAC che è il Velvet Teddy. Questo non ve lo sboccio, è un matte, non ve lo sboccio perché siccome io l'ho comprato proprio da poco, ce l'ho, ed è uno dei rossetti iconici di MAC. I matte di MAC poi sono i migliori in assoluto, per quanto mi riguarda farò un regalino ad una di voi. Quindi lo organizzerò poi magari su Instagram, vedo un attimo, o magari lo posso anche inserire, ora che mi ci fate pensare voi, all'interno del calendario dell'avvento, visto che io non lo utilizzerò. Quindi ragazzi, questa è una box, è la box che potete trovare sul sito di MAC Cosmetics, la trovo molto carina, soprattutto perché insomma hanno pensato a varie fasi della skincare e del make-up, quindi siero e crema di Estée Lauder, di cui tra l'altro si parla tantissimo, quindi trattamento viso, struccante con Clinique, questo è favoloso, shampoo con Aveda, Aveda è famosissima per i prodotti capelli e qualcosa ho provato in passato e mi piace come brand, Smashbox, stupendo, il primer, non conosco tanti prodotti di Smashbox, però i primer sono ottimi, e l'iconico Velvet Teddy dei matte di MAC Cosmetics. Ragazzi, abbiamo finito lo spacchettamento, ho voluto farlo con voi perché a voi piacciono tantissimo questi spacchettamenti di queste box. Se il video ti è piaciuto, se vi è stato utile, se magari avete qualche domanda sui prodotti, scrivetemelo qui sotto e grazie per essere stati nel canale, al prossimo video.